Sicilia non decolla, Sicilia orientale in special modo, crisi del commercio, crisi del turismo, l'aeroporto decolla, ma il turismo no. Cosa fa in queste condizioni la Camera del Commercio del Sud-Est in termini pratici per favorire, aiutare le imprese? Cosa fa? Lo chiediamo al Presidente della Camera di Commercio del Sud-Est, dottor Pietro Agen. Allora, la Camera di Commercio, dobbiamo ammetterlo, Praticamente. sì, ma dico, le Camere di Commercio, facciamo una premessa perché è fondamentale, sono in un momento difficile, abbiamo il personale che ha una media di 62 anni e quindi la prima cosa che dobbiamo fare è di ritornare ad essere efficienti e innovativi. È chiaro che non lo si può fare con personale che ha mediamente 62 anni. Quindi la prima cosa che dobbiamo fare, la faremo quest'anno, è quella di cominciare con i bandi per le assunzioni. Noi cercheremo di collocare nei prossimi 5 anni 20 persone all'anno. Quindi posso dirlo che faremo 5 bandi da almeno 20 persone. Quindi daremo lavoro a 100 persone, che non è nemmeno questo secondario. Ma lo facciamo prima perché siamo obbligati, perché noi fra 5 anni saremo a personale zero. Quindi dovremo formarli innanzitutto, ma lo facciamo anche perché è chiaro che assumendo giovani, assumendo persone di livello formativo elevato, una volta si assumevano soltanto ragionieri, avvocati e commercialisti, oggi non si può pensare di non avere degli ingegneri informatici, tant'è che in questo momento presso la Camera di Commercio lavorano due ingegneri informatici, due donne molto brave, distaccate da una società romana che collabora con noi. Perché? Perché stiamo cercando di fare l'unica cosa che possiamo fare, aiutare le aziende ad innovare. Perché noi non siamo un ente destinato a fare opere sul territorio, poi il fatto che ne faremo alcune, ma sono cose legate più che altro alla nostra attività. Non possiamo certamente pensare di fare strade, di fare le ferrovie, di fare i ponti, non è nelle nostre competenze, né possiamo pensare di fare un piano di grande recupero urbanistico del territorio, no? Certo, anche a me ogni mattina quando vengo a Catania, scendendo da lato, non vedere una gru mi impressiona, no? Sono stato a Capodanno a Malta, c'era pieno di gru, vado a Berlino, ci sono più gru che case, e vengo in Sicilia di gru non se ne vedono, il che è un segnale preciso, no? L'economia è ferma. L'area ASI ha più zone in crisi che zone in attività, eppure non cambia niente, no? Sono 5 anni, è stata fatta l'IRSA, poi l'IRSA doveva cambiare tutto, l'IRSA in realtà non ha cambiato niente. E anzi ha peggiorato notevolmente la situazione, perché prima almeno era vicina sul territorio, oggi è lontana. Allora, quello che possiamo fare è di dare per ora piccole risposte, che nel tempo diventeranno grosse, l'ho già detto una volta così Risposta genericamente. di che genere? Ecco, la prima cosa, abbiamo lanciato dei bandi, sono 3 anni che li facciamo, per aiutare le aziende, come si dice in termini tecnici, a digitalizzarsi, ovvero a diventare più moderne, più innovative, più in grado di competere sul mercato. Questi bandi, dove noi diamo dei contributi a fondo perduto, parliamo chiaro, sono stati sicuramente il maggiore successo che abbiamo ottenuto e lo dimostra un dato. Primo anno bandi una trentina di aziende finanziate, secondo anno con una lieve correzione tecnica 96-97 aziende finanziate, terzo anno più di 200 aziende finanziate. Tutto l'investimento oggi è stato coperto, quindi tutti i soldi che noi avevamo stanziato per questo tipo di iniziativa sono stati impegnati. Stiamo partendo col quarto bando. Ecco, cosa abbiamo ottenuto? E sembra strano, abbiamo aiutato, numeri alla mano, 400 aziende, certamente una goccia nel deserto, a crescere. Questo è il compito della Camera di Commercio. La Camera di Commercio ha due compiti. Da una parte deve assistere le aziende per i servizi ordinari, iscrizioni, registri ditte, altre cose, con tutte le complicazioni. Secondo, deve aiutarle a crescere. Aggiungiamo che, pur essendo in crisi di personale, pur essendo in difficoltà, per la questione detta mille volte della diminuzione dei contributi, lo Stato continua a scaricare su di noi una serie di compiti. Uno per tutti è quello del
la regia di quello che è la crisi d'impresa. Quindi noi da settembre del 2020, se non ci saranno proroghe, dovremo gestire assieme all'ordine, assieme alla regione, assieme a tutte le categorie interessate, le crisi d'impresa, ovvero in presenza di una crisi sarà la Camera di Commercio che dovrà segnalare, dare i nominativi, tutto un lavoro imponente. Anche questo ha un significato, intervenire tempestivamente sulle crisi d'impresa è una scelta intelligente, no? Normalmente vediamo che quando un'azienda va in crisi, purtroppo 8 volte su 10 muore, 9 volte su 10. Ma come si gestisce una crisi d'impresa? Non è facile, anche perché personalmente non condivido granché le scelte che sono state fatte fino ad oggi in materia. E faccio un esempio che è legato a una crisi d'impresa che è determinata da un fatto particolare. Se noi andiamo a vedere che fine hanno fatto le aziende sequestrate alla mafia, e vediamo che la percentuale di mortalità è spaventosa. In che senso? Nel senso che viene nominato una persona che deve guidare quelle aziende dopo che sono state tolte dalle mani della mafia, cosa bellissima, ottima, ci mancherebbe. Però il problema è che, ad esempio, io questo lo contesto da sempre, viene nominato in questo ruolo normalmente un commercialista. E a mio parere le nomine dovrebbero essere due. Io nominerei un commercialista che è responsabile di quella che è la gestione amministrativa contabile e un manager per quanto riguarda invece la guida dell'azienda vera e propria, perché non possiamo confondere le due figure. Abbiamo un momento di crisi in cui abbiamo un sacco di manager, di dirigenti d'azienda che causa crisi delle loro aziende vivono momenti di difficoltà, perché non impegnarli in questi settori? Loro sono professionisti della guida d'azienda. Il commercialista è un professionista dell'amministrazione dell'azienda, sono due cose completamente diverse. Guardate, vogliamo fare un esempio su Catania, il caso Scuto, un'azienda che con tutti i problemi che hanno l'azienda e la grande distribuzione era certamente una grande azienda. Finisce nei problemi che ha avuto, io non do giudizi, giusti impagliati non mi compete, per me quello che fa la magistratura è sempre ben fatto, vengono nominati tre commissari e l'azienda va in default. Vorrei chiedere a chi mi ascolta, ma se fosse stata gestita da un professionista della gestione, da un manager preso da un'azienda di un certo livello, magari anche uno andato in pensione, quell'azienda non era salvabile, ma era strasalvabile. Ecco, questi sono gli errori. Dopodiché abbiamo creato una situazione drammatica per i lavoratori, che poi alla fine siamo usciti abbastanza bene, grazie al gruppo Arena, grazie ad altri piccoli. Però è comunque stato traumatico per il nostro territorio. Di casi del genere ne potrei fare 50. Normalmente le aziende sequestrate, caso specifico non era la mafia, però alla mafia falliscono. Dobbiamo chiederci perché. Ma non c'è anche il rischio di monopolizzare tutte queste aziende alla fine? Vabbè, il tentativo di salvarle va fatto e io dico sempre che la scelta di intervenire quando la crisi non è ancora irreversibile è un fatto positivo. In passato spesso la prefettura, parliamo di anni fa, mandava le aziende in difficoltà per farci intervenire con fondi di usura e noi cercavamo anche qui di chiarire le idee. Il fondo antiusura serve a salvare le aziende che hanno commesso un errore e quindi sono andate in crisi per un errore, per un evento, per un qualcosa. Non serve a salvare un'azienda che è già ormai fuori mercato. Cioè, se io producessi oggi un prodotto che non è più vendibile e continuo a volerlo produrre, credo che la cosa più seria che si debba dire professionalmente a quella persona: guarda, tu non hai speranza di sopravvivere sul mercato. Spesso si è confuso anche qui il fondo antiusura come se fosse un intervento di carattere sociale. Il sociale è una cosa, se in crisi ti aiuto a vivere, una cosa è salvataggio d'azienda. Il salvataggio d'azienda è possibile quando esistono certe condizioni. E non sei sul mercato perché hai sbagliato questo e questo e questo, ti aiuta a entrare sul mercato. Hai un costo del lavoro troppo alto, interveniamo sul costo del lavoro. Hai macchine obsolete, innoviamo le macchine obsolete. Ma ci deve essere un metodo. Perché se io ti aiuto a fare quello che hai sempre fatto, ti aiuto a fallire ulteriormente. Un'analisi della crisi del commercio nel capoluogo, per esempio, il Teneo, i negozi chiudono. Certo.
è stata mai fatta dalla Camera di Commercio o da qualche altro ente? Ma guardi, noi abbiamo formulato anche delle ricette. Il centro storico muore per una serie di motivi, perché parliamo chiaro, la maggior parte del commercio, quello trainante, nel centro storico. Le periferie estreme oggi sono quasi più servite del centro causa centri commerciali. Anche qui se ne sono fatti troppi, no? Ancora gli ultimi casi di centro commerciale, la Camera di Commercio solitaria ha votato contro. Gli altri continuano a votare a favore, ognuno si assume le sue responsabilità, no? Noi recentemente abbiamo votato contro anche l'apertura di un supermercato a Nicolosi. Perché? Perché ritenevamo che non si possa aprire un supermercato di quelle dimensioni senza aver sentito le categorie. Quindi col confronto. Noi rappresentiamo il mondo imprenditoriale. Non si può cambiare un piano regolatore prevedendo di poter costruire in una certa zona per far aprire un certo supermercato. Che poi il Comune avesse delle motivazioni logiche, lo possiamo anche capire. Però per una questione di coerenza noi abbiamo votato contro. Ovviamente siamo stati gli unici dei quattro votati a votare contro. Qui ognuno si assume le sue responsabilità, noi le nostre, gli altri le loro. Seconda cosa, torniamo alla città. E quindi dico, le periferie sono più che coperte dai centri commerciali, ce ne sono troppi addirittura, come abbiamo sempre detto, anche qui votando spesso contro. Seconda cosa, il centro può avere successo soltanto se è assistito da una fitta rete di parcheggi. Perché oggi vale il principio che gli americani ripetono da 30 anni, no parking, no business. Nessun parcheggio, nessuno affare. Punto. Questa è la verità di fondo. Allora, vogliamo rilanciare il centro storico di Catania? Prevediamo la creazione intorno al centro storico di alcuni parcheggi multipiano, possibilmente, come si fa in Germania, come si fa in Austria, come si fa nei paesi civili. E poi all'interno, ma facciamo pure la chiusura al traffico, non è questo il problema. Io non ho paura delle chiusure integrali al traffico, ho paura delle farse, no? Dove si fa passare il pullman su una strada che poi impedisce di entrare nei negozi, questo è pericoloso. Ma se io chiudo una strada e in zona limitrofe costruisco con parcheggio multipiano, io faccio rinascere quella zona, non la faccio morire. È esattamente l'opposto. Perché a quel punto andiamo a creare i grandi centri commerciali all'aperto. Un esempio di questo è Amsterdam. Ad Amsterdam ci sono palazzi di quattro piani con all'interno un supermercato e tutto intorno il fiorire dell'attività commerciale. Noi invece i supermercati li portiamo in estrema periferia, il centro si svuota, si impoverisce, perde di attrazione, non ci sono i parcheggi, nessuno va più là. E per richiamarli siamo continuamente costretti a fare feste più su feste. Ma anche qui le feste, le sagre, le cose portano una presenza che essenzialmente si indirizza verso il food. E cosa vediamo? Vediamo che il centro storico sta diventando un unico immane bar, pasticceria, ristorante. Perché se io scendo a Catania per la sagra del quello che volete voi, è abbastanza difficile che io faccia shopping e poi giro tutto il giorno con i sacchetti dietro. Oltretutto, se ho parcheggiato a casa del diavolo, è altrettanto impensabile che io vada via con grandi sacchetti. Altrettanto se io uso la metropolitana, che comunque certamente sta aiutando il centro, no? Quando tutto il sistema viario della metropolitana sarà al centro, avrà un fattore di crescita, quindi qualcosa di buono Catania lo sta facendo, no? Siamo in fondo l'unica città del meridione che ha puntato sulla metropolitana e su questo per me ha fatto una scelta intelligente. Però attenzione, non basta. La metropolitana dà determinati risultati. Poi ci vogliono le zone a macchia di leopardo chiuse al traffico con i grandi parcheggi intorno. Io racconto sempre che arrivato per la prima volta a Monaco di Baviera, non essendoci mai stato, avevo una macchina neppure piccola, era un Mercedes, e ho detto qui dove vado, non c'era ni top top, non c'era niente, poi vedo P36 subito dopo P35, ho detto ma state che questi sono tedeschi e me li fanno in numero progressivo. Era esattamente così, quando sono arrivato a P1 le strade erano chiuse, sono stato costretto a entrare in un multipiano, e ho parcheggiato la macchina, ero al sesto, quinto, sesto piano e davanti a me ho visto la cattedrale con le due torri. Quello è fare economia. Sono sceso e mi sono vissuto una giornata nel centro storico di Monaco di Baviera. La differenza è tutta lì. Provate a godermi una giornata nel centro storico di Catania. Per chiudere questo incontro saltiamo argomento
e riprendiamo un argomento che da qualche tempo non è sulle cronache, però sembra fermo, o non lo è, non lo sappiamo, cioè a che punto è la privatizzazione dello scalo aereo di Catania. Siamo all'imminente... Se il cronoprogramma sta funzionando o si è bloccato? Il cronoprogramma non si è bloccato, sta cominciando a funzionare, userei un termine improprio. Se poi le dovessi dire che sono proprio felice dei tempi, le direi una bugia. Io i tempi vanno sul vento. Ho la sensazione che la burocrazia non stia dando il massimo per farci andare, no? Perché ci sono alcuni passaggi tecnici che chiedono interventi burocratici e come sempre in Italia la burocrazia non è un esempio di efficienza e di velocità. Credo che comunque tra fine del mese di febbraio e inizi del mese di marzo avremo delle positive sorprese. Domani mattina c'è un consiglio d'amministrazione dell'aeroporto che dovrebbe essere la premessa proprio di tutto il resto. Penso che entro fine mese, massimo primi di ottobre, ci dovrebbe essere un'assemblea e a quel punto passiamo dalle parole ai fatti, che per me è il fatto fondamentale, perché guardate, la chiave di volta è una sola, è l'assegnazione dell'incarico agli advisor. Una volta fatto questo, diciamo che la macchina va avanti da sola. Poi qualcuno che può non essere felice della privatizzazione potrà cercare di mettere un bastone in mezzo alle ruote, ma le ruote sono talmente grosse che il bastone si spezzerà. Sì, ma perché stai dando proprio l'assegnazione dell'advisor? Perché l'assegnazione di un advisor è una gara, non è, ecco, la definisco gara e sbaglio, non è una gara, perché lei capisce che per scegliere un soggetto a quel livello non si può fare una gara sul prezzo. Quindi si deve fare una valutazione basata sulla qualità del soggetto e stiamo parlando di soggetti che per rimanere alle tre italiane che sono in campo parliamo di Unicredit, Banca Intesa e Mediobanca. Se parliamo delle straniere parliamo di Crédit Agricole, Nomura, Deutsche Bank, Rothschild, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi tutti a questi livelli, grandi banche inglesi, la Banca di Scozia e del Canada. È chiaro che davanti a nomi del genere non è facile, anche perché non possiamo dire che lo diamo a questo o a quello soltanto perché uno ci chiede X e l'altro ci chiede X più 10%, tenendo anche conto che nel nostro bando di gara i costi saranno a carico di chi vince la gara, quindi il prezzo per certi versi è influente, quindi è una valutazione che è in qualche modo anche soggettiva e questo non è facile perché difatti non è una gara. Sì. Fosse stata una gara, facciamo un'offerta, l'offerta più questo alta, meccanismo non è, a noi non è abbastanza chiaro. È un meccanismo complicato per cui abbiamo dovuto anche incontrarci a Roma con tecnici di alto livello per farci aiutare in questo tipo di scelta, che non è semplice. Ma la scelta la fa l'assemblea? La scelta la fa il CDA, che poi ovviamente si confronta con l'assemblea comunicando il perché di una scelta. CDA, noi abbiamo ceduto al CDA, non la può fare l'assemblea, ci mancherebbe altro. L'assemblea non ha la capacità in quanto in assemblea. La deve approvare? No, nemmeno. Tutto al più può sfiduciare la giunta se il CDA se non lo ritenesse idoneo nell'attività svolta, ma questo lo dico come scelta, cosa provocatoria. No, sono il consiglio d'amministrazione, il CDA, dal quale dipende questo ritardo. Il CDA e poi tutti i consulenti, gli esperti, i dipendenti specializzati che collaborano, perché qui stiamo parlando in realtà di due advisor, un advisor di tipo industriale, quindi stiamo parlando di uno dei grandi studi che opera nel settore. Per la prima volta cresce in modo notevolissimo il ritorno economico dagli spazi commerciali. L'aeroporto di Catania ha sempre avuto un punto debole negli spazi commerciali. Pur in assenza ancora dei lavori della nuova aerostazione, abbiamo visto che una semplice piccola ristrutturazione fatta con il Terminal 2 e un piccolo restyling fatto con punti vendita già esistenti hanno portato a un notevole aumento del gettito. Quando poi nei prossimi giorni parteranno altri lavori all'interno dell'aeroporto,
quando poi partirà la nuova aerostazione, beh, chi comprerà l'aeroporto di Catania deve sapere che i valori di oggi possono crescere in modo esponenziale. Noi lo avevamo detto già in sede di presentazione, credo che questi 12 mesi sono valsi a far capire che è bastato un piccolo assestamento nella gestione, una piccola maggiore professionalità, primo per richiamare i grandi player, no? Prima gli operatori erano tutti locali, voi ricordate quanti operatori se ne sono andati lasciando buchi notevoli all'aeroporto. Oggi abbiamo i grandi player, abbiamo McDonald's, abbiamo la Garda, abbiamo grossi nomi. Attenzione, anche qui io credo che dobbiamo preoccuparci di mantenere i prodotti locali. Il fatto che uno dei nuovi gestori di bar abbia scelto di vendere prodotti quasi esclusivamente italiani, moltissimi catanesi, beh, è una cosa positiva. Significa che stiamo anche aprendo i nostri operatori all'export a chilometro zero, no? Perché quando la Lagarde, il gruppo francese, vende prodotti di note aziende catanesi, beh, il turista che se li porta via sta esportando lui per la parte nostra, no? Questo è il risultato positivo. È un'operazione che, gestita bene, può portare dei numeri. Io dico, altro che il doppio di quello che facciamo oggi. Benissimo. E allora, al prossimo incontro vedremo a che punto è il tuo nuovo programma e a che punto è... Spero di farvi una sorpresa. Perfetto.